Hallo, liebe Menschen, hier achter mij is mijn plant. Welkom bij een nieuwe Nederlandse les. Di cosa voglio parlare oggi? Mi sono resa conto che qua stiamo a parlare di articoli, stiamo a parlare di pronomi personali, coniugazioni verbali, ma non abbiamo ancora parlato dei saluti, ragazzi! C'è nessuno che mi ha detto questa cosa? Cioè, che insegnante di lingua sono? Mi siete lingua molto farlocca? Che non ho ancora parlato dei saluti, cioè proprio come le lezioni, vi ricordate le lezioni in inglese alle medie? Ecco, dobbiamo assolutamente parlare di come si saluta la gente se vogliamo avere anche solo una vaga speranza di una vita sociale, no? Dunque, sono qui per questo, non temete. Vi aiuterò in questa missione. Allora, i saluti in Netherlands non sono, secondo me, difficili, nel senso. Allora, ecco uno schema riassuntivo di come si chiamano le varie parti della giornata in olandese, in questo caso fiammingo. Prima di mezzogiorno abbiamo ovviamente la mattina, e mattina si può dire ochtend oppure voormiddag. Perché? Perché middag vuol dire di per sé mezzogiorno, metà della giornata, possiamo dire, no? Quindi middag. E lo ritroviamo anche qua nella. Vi spiego questa cosa. Praticamente, Vormiddag, Ochtend è una parola a sé, significa mattina, appunto. Vormiddag anche significa mattina, ma è composta di per sé da due parole, ovvero vor e middag. Middag è questa linea in mezzo qua, che sarebbe rappresentata dalle 12, mezzogiorno, come vi ho già detto. E vor vuol dire prima, quindi prima, letteralmente prima di mezzogiorno, vormiddag. Poi abbiamo il pomeriggio che è na middag. Na vuol dire dopo, middag mezzogiorno, quindi dopo mezzogiorno. Logica, ragazzi, logica. E poi abbiamo la sera che si dice avond. La sera, diciamo qua, entra in gioco anche un fattore un po' culturale perché per noi la sera magari sono le 8, le 9, le 7, così. Invece qua tendenzialmente la sera inizia un poco prima, no? È lo stesso motivo per cui appunto qua si cena verso 5 e mezza, 6 è abbastanza normale, proprio perché in generale la sera inizia più verso quell'orario lì rispetto a come lo intendiamo noi in Italia. Quindi io direi che indicativamente dopo le 5 o le 6 di pomeriggio si può tranquillamente dire avond da queste parti, quindi sera. E poi ho messo tra parentesi Nacht, che vuol dire notte, però è più una cosa relativa a questo che ai saluti, perché non si dice, cioè, Gute Nacht, buonanotte, non lo sentirete mai, non esiste. Ci sono poi altri modi per dire buonanotte, ma non includono la parola notte. Però, visto che ho scritto tutte le parti della giornata, ho voluto includere anche questa. Ecco, perfetto, qui abbiamo come si dice buongiorno, ovvero Gude Morgen è tipo la versione ufficiale, diciamo un po' più, mi sono fatta l'idea che è un po' più se lo dovete scrivere, invece è detto a voce perché sapete che la lingua scritta non è sempre uguale alla lingua parlata, si tende a dire di più Gude Morgen, non so perché, però è così, ma vogliono dire entrambi buongiorno, e questo si dice tendenzialmente al mattino, non si dice mai praticamente Goeie ochtend. Vabbè, ma neanche in italiano diciamo buon mattino, cioè che senso ha? Vabbè, avete capito, la mattina si dice sempre buongiorno così, come anche in italiano, cioè non si dice buona mattina, non si dice buona mattinata. Questo è un extra, allora se volete dire buongiornissimo è possibile farlo anche in Netherlands. Dovete dire Hele Goedemorgen. Io ho sentito questa roba, no, caffè no, no, quella no, però Hele Goedemorgen mi è capitato di sentirlo tipo sul treno, sapete la voce che parla degli altoparlanti del treno, ecco. Hele Goedemorgen, tra parentesi. Coffice, buongiornissimo, caffè! So che buongiornissimo non ve lo aspettavate, eppure io ve l'ho detto, vedi, perché io vi fornisco dei giusti strumenti per entrare in questo paese.
Poi abbiamo buon pomeriggio, che si dice, Goedenamiddag, versione un po' più ufficiale, oppure Goedenamiddag, versione molto così parlata, casual. Vuol dire buon pomeriggio, però c'è anche questa accezione, nel senso si può anche semplicemente dire Goedemiddag, qua si fa la solita storia, Goedemiddag più informale, Goedemiddag più formale, diciamo, vuol dire buongiorno, però si dice, cioè letteralmente middag, come vi ho spiegato, sarebbe mezzogiorno, quindi questo tipo di saluto è un buongiorno che si dà o in tarda mattinata o nel primissimo pomeriggio, insomma, proprio quella fascia oraria vicina a mezzogiorno. Potete salutare la gente così. Poi abbiamo l'orario serale in cui potete salutare la gente che vi sta simpatica dicendo Gute Abend, perché l'altra la ignoriamo a priori, Gute Abend oppure Gute Abend, come già vi ho detto prima. Entrambi vogliono dire buonasera, insomma. Abend è sera, insomma, nulla di complicato al momento, no? Come si dirà buonanotte? Qua si apre un varco di possibilità. Un varco di possibilità e me ne vengono in mente solo tre. Però sono praticamente sicura che esistono anche altre varianti, ma ora non mi sovvengono. Comunque, accontentiamoci di queste tre, che tre mi sembrano già abbastanza. Allora, Slapwell è a mio parere quella più utilizzata in assoluto, cioè proprio il classico. Vuol dire appunto letteralmente dormi bene, Slapwell. Poi c'è Welterusten, che non so letteralmente cosa voglia dire, però ha a che fare col riposo, perché Rusten vuol dire riposare, quindi insomma anche qua una sorta di riposa bene. E Slaplecker, questo mi fa sorridere, secondo me è tipo un saluto della buonanotte molto informale, cioè proprio tra amici. E lecker vuol dire gustoso, buono, insomma qualcosa che ci piace, e slap vuol dire appunto dormire, sonno, quindi anche qua dormi bene, però detto in una maniera un po' più, secondo me, giocosa. Il Netherlands, secondo Ilaria, cioè a volte ho delle sensazioni, cioè interpreto le parole o i modi di dire in un modo e mi chiedo se sia veramente così o se è solo la mia mera percezione. Altri modi per salutare la gente ne abbiamo, ma certo, il classicissimo dei classici, hello, che ovviamente vuol dire ciao. Ah, fra l'altro, qua usano a volte anche dire ciao, non so come, però usano dire ciao solo quando tipo saluti per andare via. Una variante olandese di hello è hoi. Così. Un modo molto comune di salutare le persone è dag, che vuol dire letteralmente giorno, no? Come si usa anche in italiano a volte, non si dice buongiorno, ma si dice semplicemente giorno. E quindi ecco che si usa anche in olandese dire dag alle persone. Anche questo è un saluto che si utilizza prevalentemente quando si sta lasciando una conversazione, quindi anche qua se approcciate qualcuno, che ne so, se lo incontrate e ci iniziate a parlare, di solito gli dite più hello, ma non iniziate a parlare dicendo dag. E poi un'altra variante di buongiorno è il classicissimo Goeiedag, un'altra variante del buongiorno. Una cosa che mi fa sorridere del fiammingo e che soprattutto mi sembrava stranissima quando ero qua ai primi tempi è che si sente la gente tipo salutare quando le persone stanno per andare via, dico spesso dada, e anche questo è comunissimo sentirlo qua nelle Fiandre, vuol dire appunto una sorta di ciao ciao, però penso che derivi da dag, quello che vi ho appena fatto vedere, non so, che invece di dire dag dici dada, un po' più friendly, un po' più amichevole. Mi fa ridere sta cosa che tipo in Olanda, invece in alcuni posti d'Olanda dicono dui. Dui, è sempre una variante, no, di questa cosa che tipo in Belgio lo interpretano in un modo, in Olanda dicono dui, e vabbè, così. Un altro modo in cui potete salutare le persone è arrivederci, arrivederci si dice tot ziens.
Oppure volete dire a presto? Potete farlo dicendo tot kau oppure tot snell. Bene, questo era il mio video sui saluti, lacuna che mancava ancora in questo avanzatissimo corso di olandese. E noi ci vediamo presto, tot ziens, arrivederci, non arrivedorci, ciao ciao!